Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio parlare delle foreste. A chi non piace fare una bella passeggiata in mezzo a tanta vegetazione, dove c'è aria pulita, alberi stupendi, silenzio, pace, serenità, lontani dal caos della città? Sfido chiunque a dire di no. In Giappone c'è una foresta un po' particolare, conosciuta col nome di Yukai. In giapponese significa letteralmente mare di alberi. È una foresta di circa 35 km, situata alla base del nord occidentale del Monte Fuji, in Giappone. Questa foresta è composta in gran parte da rocce laviche, caverne di ghiaccio, fitti alberi e arbusti che impediscono l'azione del vento, rendendo la foresta particolarmente silenziosa. La foresta è tristemente conosciuta in Giappone e anche nel resto del mondo, soprattutto per essere teatro di numerosi suicidi. 54 suicidi commessi solo nel 2010. Nonostante la presenza di numerosi cartelli, in lingua sia giapponese che in inglese, che invitano le persone a non suicidarsi. Nel 2002, 78 corpi sono stati ritrovati all'interno della foresta, superando il precedente record, se così vogliamo chiamarlo, di 74 corpi ritrovati nella foresta nel 1998. I mezzi più usati per il suicidio sono l'impiccagione e l'overdose da farmaci. La foresta è considerata dai superstiziosi e da chi crede nelle leggende una foresta infestata dai demoni. La credenza vuole che l'anima che si perde nella foresta non può più lasciare quella terra, poiché è preda dell'angustia e della tristezza. Queste anime, non potendo andarsene, tormentano tutti i visitatori e apparendo loro anche visibilmente. Gli alberi stessi, secondo la leggenda, sono intrisi dell'energia malvagia accumulata nei secoli. Corrono anche leggende sulla maledizione della foresta, abitata dalle anime sofferenti del passato, che attirerebbero gli spiriti più sensibili, le persone fragili, malate o con problemi che in quel momento sembrano irrisolvibili. Una volta entrati nella selva oscura, queste persone vengono letteralmente inghiottite per cessare ogni pena. Una volta entrati nella foresta, la prima cosa che si può notare è il silenzio sconcertante. Nessun cinguettio o altro rumore comunemente prodotto dagli animali si ude. Un silenzio che è più che rilassare, inquieta. È come se tutta la fauna si stesse nascondendo da qualcosa. Molti che hanno tentato il suicidio, ma sono riusciti a scamparla, hanno raccontato di aver avuto la sensazione di essere stati, in qualche modo, chiamati verso la foresta. Questo mi ricorda un po' Ulisse e il canto delle sirene. Prima ancora di essere etichettata foresta dei suicidi, la zona era stata a lungo immersa nella tradizione spettrale mitologica. Nelle leggende giapponesi, Aokigahara era il covo di demoni e fantasmi. La foresta, un tempo, era popolare per la pratica di Ubasute, che consisteva nel prendere un parente malato o vecchio e abbandonarlo in un luogo desolato e lasciarlo lì a morire. Si dice che le anime prigioniere nella foresta siano condannate ad abitare per l'eternità quel posto, intrappolate all'interno degli alberi e invitando altri ad unirsi a loro. C'è un'altra foresta in particolare che mi ha incuriosito molto. Questa è la foresta dei misteri di Oyabaju, una spettrale foresta dove gli alberi hanno tronchi ricurvi e sottili,
La foresta si trova al confine settentrionale della Romania. La foresta Oia Baciu è considerata il luogo più infestato del mondo. Secondo alcune persone, si sarebbero verificati anche alcuni incontri con gli UFO. Si dice anche che questa foresta sia abitata dal diavolo in persona. Oltre a numerosi avvistamenti di fantasmi, la foresta di Oia Baciu si estende per 250 ettari e ha più di 200 anni. Alcuni studiosi e biologi furono interessati da strani episodi realmente accaduti, come ad esempio la sparizione di un pastore con il suo gregge. Il pastore, con tutte le sue pecore, non furono mai più ritrovati. C'è anche la sparizione di una bambina, che svanì nel nulla nella foresta e ricomparve dopo 5 anni. La bambina, una volta riapparsa, disse di essere mancata solo per poche ore e non era invecchiata nemmeno di un giorno. Queste e altre sparizioni hanno convinto qualcuno dell'esistenza di un varco temporale all'interno del bosco. Un biologo molto famoso avrebbe indagato sui misteri della foresta. Lui stesso è stato vittima di maluri dopo averla visitata. Febbre alta, ustioni su tutto il corpo, vomito. Dato l'alto tasso di sparizioni, la foresta viene chiamata anche Triangolo delle Bermude della Romania. Alcuni di quelli che si sono avventurati nella foresta se ne vanno con un ricordino: graffi, ustioni, nausea e vomito, e perdono anche la condizione del tempo. Ma non finisce mica qui. C'è anche un punto nella foresta, perfettamente circolare, dove non cresce un filo d'erba. Secondo alcuni, è uno spazio dove atterrano gli UFO. Questa foresta può considerarsi uno dei luoghi paranormali meglio documentati al mondo. Beh ragazzi, se devo dirvi la mia, io vi sconsiglierei di farci una passeggiata dentro queste foreste, anche perché quella passeggiata potrebbe anche essere la vostra ultima passeggiata. Certo che se dovrei scegliere tra una delle due, sceglierei la foresta di Yukai, quella in Giappone. Non so perché, ma mi incuriosisce di più, mentre l'altra mi spaventa proprio. Comunque, detto la mia, io vi saluto ragazzi e vi aspetto per un altro video sabato prossimo. Non mancate, ciao!